Io sto tremando. Ragazzi, sto tremando. Vi rendete conto che l'uomo più veloce del mondo è italiano? L'uomo più veloce del mondo è italiano. Io sto tremando, ho pianto, ho pianto. Bene amici di Mio Sport Channel, ben ritrovati su... No. In 10 minuti, 2 ore, uno più bello dell'altro. Cosa ho detto io nel video precedente, quello di Tamberi? Sono deluso da questo... Che cosa? Questa medaglia, con tutto il rispetto, perché io esulto per tutti gli sport come se fossero uguali, ma questa qui, questa vale 10 medaglie. Vale 10 medaglie. I 100 metri, questa gara, scusate di nuovo i capelli, questa gara la vede tutto il mondo e noi siamo lì, i più forti. Abbiamo scritto la storia, abbiamo scritto fottutamente la storia. Da 1896, data della creazione dei giochi olimpici da parte di Pierre de Coubertin, un italiano mai era arrivato in finale dei 100 metri. La specialità principessa, principe, cazzo di, principe dell'atletica leggera, la regina di tutti gli sport, mai nessuno in finale. E noi non facciamo solo questo, non andiamo solo in finale, noi andiamo a vincere, perché quest'anno è speciale, l'Italia rinasce, rinascimento dello sport, sfruttiamola quest'annata, sfruttiamola. Ragazzi, i 100 metri abbiamo vinto. Quel podio, quella medaglia è stata di Usain Bolt, l'uomo più veloce di sempre. E ora su quel gradino, quella medaglia la otterrà un italiano. Non voglio sentire niente, nessuno dire questo non è italiano, è italo-americano. No, perché un ragazzo che da quando ha un anno vive, studia, mangia, respira Italia, è italiano, è più italiano di tutti voi che criticate. Non voglio sentire una singola parola, una, è italiano. 9,80, ha battuto il record italiano 3 volte, 9,80, di nuovo record europeo. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Di questa storia, history in the making. No, non ci credo ragazzi, non ci credo. Mamma mia, 9,80, Pietro Mennea, mamma mia, Pietro Mennea, abbiamo il record dei 100 e 200 metri. Se non solo avessimo vinto la maratona nel 2004, pure questa vincevamo. Non lo so come siamo messi nella maratona, ma Stefano Baldini, mamma mia, io non ho più parole. In 10 minuti Tamberi e Jacobs, non ho parole. Like, commenti, iscrivetevi alla campanella per nessun nostro video. E ci vediamo, ma basta, per me le Olimpiadi sono finite qui. Va benissimo, 4 ore, va bene, va benissimo. Mamma mia, che goduria. Alla prossima.